Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati di nuovo nel mondo privato del boscaiolo. Bentornati l'altra volta, vi avevo detto che volevo far vedere una costruzione che volevo fare e non vedevo l'ora, quindi il video lo sto facendo velocissimamente, no? Ho voluto iniziare da qua perché, ma che bello, bellissima, è bellissima, è una cosa sensazionale. E niente, siamo nel mondo privato e volevo farvi vedere un mezzo tutorial o bug, chiamatelo come cazzo vi pare. Una youtuber, ok, Charlie Moon, vi lascio anche il suo link in descrizione, che non la seguo, però il suo video mi è tornato molto utile. Andate in quel video, vi spiega benissimo e coi dettagli come funziona la farm che vi sto per vedere. Guardate, guardate, è una cazzata, subito non, forse non capite. Guardate, è una stanza, una stanzone, un Iron Golem qua, tutto ok, apro la chest, boom, slime ball. Questa è una farm automatica di slime ball. Questa è totalmente automatica, c'è l'Iron Golem e qui tranquillamente mi faccio il slime block. Questi non mi... vabbè, riprendo su perché sono figo. Praticamente in questo stanzone nascono gli slime. È proprio un chunk slime. E vi lascio comunque appunto il link della youtuber in descrizione. Praticamente in Minecraft ci sono questi chunk che, se usi un sito fatto apposta, ci scrivi il seed, vi faccio vedere, si fa così, sì, si fa proprio così. Vedete, mi dà il seed. Questo seed, se io lo metto in questo sito, che anche quel sito vi lascio in descrizione, mettete questo seed, vi dice le coordinate per il chunk block e lì sotto i 40 spawnano gli slime. E questa è la farm, velocissimamente, come è fatta, la vedete. Poi andate a vedere quel video perché mi pesa il culo spiegarvelo, sono cattivo. E niente, comunque non era quello che volevo farvi vedere, era una curiosità molto carina, secondo me volevo farvela vedere. Allora, voglio farvi vedere un bug lo sfrutterò. Puttana, se lo sfrutterò. Allora, vado a prendere un po' i materiali che mi servono, piano piano li prendo tutti e vi faccio vedere come si fa questa cosa. Quindi, allora, mi servono 8 slime block, poi mi serve un pistone appiccicoso, 3 redstone se non sbaglio, una leva, un comparatore e un repeater. Quando ho tutto vi faccio vedere cosa devo fare. Resto ne prenderò un po' di più perché mi tornano utile. Vabbè, i blocchi mi tengo la cobblestone, vabbè, perché più che altro voglio farvela vedere, più che altro. Altro non mi pare che serva, sinceramente, no. Ah sì, il comparatore, ed è essenziale, eh? È essenziale, poi vabbè. Chi poi dopo, voi sapete i meccanismi che vi pare, dopo fatela come vi pare. Io sinceramente riesco a farla come ho visto nel video. Non è quello di quella youtuber, eh. È un'altra cosa. E non mi ricordo dove l'ho visto, ma me lo ricordo a memoria come si fa, perché è una figata. Allora, vado a fare l'ultimo pezzo che mi serve. Ok, se non sbaglio si fa così. Spero di prenderci perché non me lo ricordo. Ci prendo. Tac! Comparatore. Pa 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 pa. Avanculo. Ok. Vi ricordate l'altra volta che avevo detto quella stanza lì che volevo usare appunto per questo bug? Ecco, andiamo lì direttamente. Non faccio pochi giri di parole. Andiamo direttamente lì. Se vedete più luce, ho cambiato lampadina. Si vede meglio? Non si capisce se si vede meglio o peggio, sinceramente. Ho voluto cambiare la luce perché mi sembrava che si vedesse più scuro negli altri video. Allora ho cambiato la luce. E niente, vabbè, questo non è cambiato niente. Sono le solite farm, tutto uguale. Non è cambiato nulla. Almeno per ora non ho cambiato nulla. Allora, eccoci qua. Allora, come potete vedere, ho già cambiato qualcosa. Ho messo una chest. Qui sotto dovrò riempire tutto di hopper. Questa parte ve la salto perché è una rottura di slime ball. E ho fatto la battuta. È una rottura di slime ball. E allora, semplicemente, dobbiamo fare così. Allora, spero che di aver contato bene. Allora, così. Poi, 4 così. E sopra così. No, comunque ho contato male perché sono stronzo. Ho contato male. Vabbè, dai, ci metto un attimo a scavare. Dai, facciamo i pigri. Metto il pistone. Devo mettere. No, pistone. Allora, il pistone è così. Vediamo. E vi dico che non l'ho mai provato a fare. Quindi sto andando molto a caso, Non l'ho mai fatta. Quindi niente, questa è la base. Adesso parlo un po' tutto perché ho preso le misure a minchia. E avendo preso le misure a minchia, probabilmente ho complicato la vita a chi voleva capire cosa dovevo fare. Allora, devo mettere
Il comparatore così acceso, questo così, il circuito di Reston così, forse più ah, così, così, va bene, va bene, va bene, va bene anche così. Poi, penso di aver sbagliato una cosa, ma se va lo stesso sono contento. Nah, aspetta, aspetta. Aspetta, mi viene da piangere, non so fare i meccanismi così io. Forse aspetta, devo farlo più largo, mi viene da piangere, non so fare io questi meccanismi. Ah, non li so fare. Così. Non ho la redstone, non ho la redstone. Con calma sta ceppa, non ho la redstone. Allora, facciamo una cosa, mi sono rotto i coglioni. Allora, ho degli smeraldi? Sì, perfetto, mi scoccio andare nel magazzino. Qui ho dei villager, andiamo dai villager preti. Olè, andiamo dai villager preti. Ciao, prete, vieni qui. Bravo, mi sei venuto incontro. Vendi la redstone? Quanto me ne dai? Chi se ne frega? Sblocco la roba. Chi se ne frega? Oh, quando pesa il culo. Pesa il culo. Villager di sta ceppa. Dimmi che ci prendo così. Dimmi che ci ho preso. Eh no. Eh no. Eh no. Ah beh, conta che ho anche la cosa tirata. Com'è che si faceva? Non me lo ricordo più. Mi sembrava che ci serviva la leva. Ah, io ero convinto che serviva. Ah, forse devo darci solo. Eh no, serviva la leva così. Allora, oh. Ci devo riuscire. Cioè, è una questione personale. È una questione personale. Cerco il video e ci riguardo. Mi viene da piangere. Che ci devo fare? Sono andato a cercare quel video. Allora, il meccanismo ci avevo quasi preso. Allora, ho buttato via anche quattro smeraldi. Allora, così, così, e la leva va qua. Va a vedere? Ecco, vedete? Vedete? Ecco. Eeeh! Ta 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 ta. Sì, lo spengo, è finito. Allora, è finito il meccanismo. Ciao, al prossimo video, arrivederci. No, una cazzata. Ragazzi, allora, ora vi faccio vedere cosa serve. Eh sì, ragazzi, mi serve questa roba qua. Tac, tac, tac. O almeno ci metto queste adesso, poi dopo. Dopo si incuriosisce. Ok, ragazzi, questo è il meccanismo completo. Ok? Probabilmente lo devo alzare di uno perché sennò mi va a picchiare sui pistoni, sulle tramoge. Guardate cosa succede se faccio così. Spegniamo, mi libero un po' qui davanti, mi libero un po' qui davanti, mi libero qui davanti. Ah, ah, ragazzi, è una farm di carrelli. Nel giro di pochi secondi, nel giro di pochi secondi, ho fatto. Intanto mi arrivano i messaggi. Ho fatto uno stack di rail, un altro stack di rail activator. E porca troia, questa farm qui a me piace un casino. Mi piace un casino. Posso farvi. Probabilmente questo video durerà molto, ma volevo farvelo vedere. È una figata. Cioè, serve un cazzo. Più che altro sono gli slime block la rottura vera. Una volta presi gli slime block, non ci vuole un cazzo. Ci vuole un cazzo. Ci mette mezzo secondo. Quindi, ragazzi, questa è una farm che piace tantissimo. Almeno nella 11. Io sono nella 11. 1, 11, 2. Ok? Anche nella 1, 11. Non lo so se in quelle future ci sarà ancora, ma semplicemente è una farm bellissima. Mi farò stack di stack, farò qui 40.000 chest solo di rail. Ok. Ci si rivede poi quando ho fatto 1.000 stack di rail. E si rivede a Pasqua dell'anno prossimo. Cioè, ci si rivede tra un po'. Quanto mi diverto. Allora, l'ho lasciato andare 10 secondi di numero, 10 secondi esatti. Ora probabilmente non mi basta l'inventario. Però se faccio un salto, guardate, oh! Cioè, ragazzi, ragazzi, ho tutto il ferro sprecato e qui io ho l'infinito. Ho il re infinito, io qui mi diverto, ci passo la vita. Cioè, guardate un po'. E per quello voglio metterci le tramoge sotto, guardate un po'. Guardate un po' nel giro di 10 secondi. Dai,
10 secondi, cioè dai, ragazzi, 10 secondi, 10 secondi, guarda, ciao, non ce la faccio. Solo 10 secondi e ho tirato su una chest così. Ho vinto la bambolina, basta, basta, ho finito la bambolina, vi farò un casino di stack di sta roba e buona, cioè basta, mi farò un casino di stack, farò 5 corridoi che arrivano fino in Messico. Ne sono capace. Va bene, mi metto qua. Sono a posto. Volevo farvi vedere sta cosa, che ci devo fare. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi torni anche utile. Vi lascio in descrizione i link che vi ho detto prima. Vi ricordo di lasciare il pollice su questo video. Vi ricordo di non lasciare un solo pollice su questo video. Commentatelo, condividetelo ovunque. Anche al cesso, mi raccomando. E niente, fa vedere ancora una volta. Tanto mi piace. Ok, per il momento posso dire che è finita. Sembra presente quando piovono i soldi. Ah, piove! Che bello! Ah, bello! Ciao, bello!